Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi voglio parlare insieme a voi di una notizia che è arrivata pochissime ore fa alla redazione e parla proprio del nuovo aggiornamento di Fortnite, la patch 4.2. E voi mi direte, Xyuder, ma porca miseria, sì, perché sei così casato che c'è il nuovo aggiornamento? Ragazzi, perché è stato scoperto nel codice sorgente un nuovo fucile a ripetizione. E tra l'altro, aprendo questa mattina Fortnite, ho visto che la cosa è stata confermata anche nelle notizie. Il nuovo fucile, ragazzi, ha un nome un po' particolare, si chiamerà Bullpup Burst, quindi un Bullpup Burst, non so bene cosa voglia essere la traduzione in italiano, però sappiamo che è un fucile che fa molto più male del normale assalto a tre colpi, ovviamente meno male del tanto ambito Scaracca. Praticamente, ragazzi, Fortnite ha sempre in serbo delle sorprese per noi, inserendo almeno una volta a settimana, anche due, degli oggetti nuovi, delle sfide, insomma, delle cose che tengano il giocatore incollato allo schermo. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo visto che con l'ultimo, con l'ultima patch è arrivata l'LMG, no, era la penultima, LMG che vedete qua al mio fianco, susseguita poi dalla granata, vediamo se la riusciamo a far andare, la granata Klinger, allora, susseguita dalla granata Klinger che tutti noi stiamo imparando ad usare soprattutto in questi ultimi periodi. Ma vogliamo parlare un pochettino di questo Bullpup Burst, ragazzi? Allora, sappiamo che potremo trovarlo in due rarità differenti, epico e leggendario. Sappiamo, ragazzi, che quando troveremo un'arma epica farà un danno di 32, mentre un danno alla testa di 64. Se dovessimo trovarla invece leggendaria, farà 33 come danno normale e 66 alla testa. E questi dati rendono il... è difficile dire il Bullpup Burst, fucile a pallettoni potrebbe essere, non lo so, il migliore fucile, cioè lo rende un'arma migliore del migliore fucile d'assalto a tre colpi. Ovviamente, come già vi avevo anticipato, non fa male come lo Scaracca, che vi ricordo toglie 35 alla testa e 70, 35 al corpo e 70 alla testa. Quest'arma in realtà, ragazzi, ci sta che venga inserita in Fortnite, perché molti dei videogiochi hanno già visto l'inserimento da sempre di questo fucile a raffica. Diciamo che lo possiamo ricondurre a un G36C, se volessimo dirne una, che è l'arma che troviamo in Rainbow Six, come troviamo in Battlefield. La troviamo anche, sempre chiamata G36C, anche in GTA V e in Call of Duty Modern Warfare 3. Insomma, ragazzi, tutti stiamo aspettando adesso l'arrivo di questo nuovo fucile, che sicuramente darà quella grinta in più alle nostre partite, perché se è vero che ci divertiamo tantissimo con le granate Sturo Lavandini, è bellissimo tirare giù le strutture con la mitragliatrice leggera, beh, era veramente un bel po' che un'arma seria mancava in Fortnite. Ricordo che l'ultima che abbiamo visto è stata la Hand Cannon, la Desert Eagle, come la chiamiamo noi in Italia, tradotto sarebbe il cannone a mano, insomma il pistolone, quello che boom, colpo secco, toglie via una fucilata. Beh, ragazzi, ovviamente per l'aggiornamento ci sono tante cose sistemate e aggiunte nella modalità salva il mondo di Fortnite e la correzione di un bel po' di bug che, come al solito, noi vediamo / non vediamo.
Io vi ricordo però, ragazzi, che se qualcuno volesse aiutarmi, lasci su un bel pollicione per cercare di riavere la mia povera connessione. Da sabato che non faccio le live, mi mancate tanto, mi mancate tantissimo, ragazzi. Mi raccomando, un bel pollicione per questo video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!